della rosa che vuole allenare, perché credo adesso abbia circa 29 giocatori, altrimenti mi sembrano troppi, forse avete anche lei. Qual è il numero, se c'è il numero? Ma io credo che nell'ordine di 23-24 giocatori siamo nell'ordine di una rosa, la quale si possa parlare di meno. Mister, abbiamo un gruppo di informato lei. Io volevo tornare un attimo alla partita contro il Siena. Bianchi ci aveva abituato a prestazioni eccellenti. Lei pensa che in quella posizione sia un po' ingabbiato, oppure può dare anche il suo contributo ad altri livelli, oppure se le è piaciuto deve cambiare? Cioè, mi sta dicendo che ha giocato male, mi No, ricordo. non ha giocato male, però ci aveva abituato a prestazioni eccellentissime. Beh, ma Invece almeno qui si è io sacrificato molto. credo, no, onestamente vorrei che si sacrificasse molto di più. Quindi siamo già su due lunghezze d'onda diverse. No, la prestazione, non valuto mai la prestazione del singolo giocatore, io credo che in ogni situazione ogni giocatore deve essere dato a tirare fuori il meglio di sé, il meglio del contributo che può dare alla squadra. Quindi mi rifiuto di pensare che un giocatore di Serie A possa sentirsi ingabbiato giocando in quel ruolo lì, perché avrei fatto la firma tutta la vita per avere la possibilità di giocare dietro le punte e dietro la punta e avere così libertà assoluta di movimento. Chiaro che la libertà assoluta di movimento va sempre di pari passo con quello che fanno i tuoi compagni di squadra, perché non giochi da solo, quindi deve essere bravo ad essere equilibrato, a capire che se a destra c'è già un attaccante alla mezza punta non ci devo andare anch'io, ma essere quantomeno ben amalgamato e distribuito sul campo. Quindi lui ha solo dal punto di vista tattico questa cosa che è veramente fondamentale. Questa vale per lui, vale per Giovinco, vale per Floccari. Floccari domenica ha fatto una partita di grandissimo spessore, e se l'atteggiamento è quello di Floccari di domenica, allora sarà veramente difficile tirare fuori qualcuno, però mi aspetto che ci sia quantomeno quel tipo di. Mi era parso durante gli allenamenti che avesse richiamato soprattutto Biabiani quel giorno che erano, diciamo così, a porte aperte. Per quanto riguarda Floccari, ha detto giustamente una prestazione di spessore, però direi soprattutto nella ripresa, mentre nel primo tempo forse anche lui era rimasto un po' spaesato, forse. Io credo, ripeto, credo che la valutazione mia va nella misura in cui cerco di dare un giudizio su quello che è stato un discorso complessivo. Adesso, dal punto di vista individuale, credo che sia il secondo step. Dal punto di vista generale, direi che sono abbastanza soddisfatto, abbastanza, vuol dire che abbastanza ormai vuol dire il 50%. Poi è chiaro che a volte quando un giocatore come Floccari, che ha fatto molto gioco sporco domenica, perché ha cercato di tenere palla, di far salire la squadra, e quanto più questo tipo di lavoro riusciamo a distribuirlo su 3 o 4, poi diventa più facile anche essere finalizzatore, quindi trovarsi anche all'appuntamento con il gol. Se invece solo deve sobbarcare solo uno, questo complica un po' la vita. Però questo è un ragionamento al quale ci arriveremo. Chiaro che tutti quanti devono avere la disponibilità e la voglia di fare questo tipo di ragionamento. Mi è parso di capire che le maggiori riserve da parte della critica siano soprattutto per quanto riguarda l'attacco, eppure sia Biabiani che Giovinco hanno segnato, dunque ci ha avuto ragione lei? Ormai io non ho citato di avere ragione io, di avere ragione chi è preposto per fare critica. Ognuno ha il suo pensiero, io ho il mio e vado avanti con il mio pensiero fino a che non mi accorgerò che la strategia non è quella più adatta e quindi ci sarà da modificare, da cambiare qualcosa. Sono ben felice e aperto ai cambiamenti nel momento in cui non si raggiunge lo scopo, perché credo che questo rientri anche nella maturità e nell'equilibrio che un allenatore deve avere. Quindi se l'attacco ha destato perplessità e mi ha fruttato 2 gol su 3, insomma, credo che non ci sia da essere così preoccupati. Poi che si debba e si voglia migliorare ulteriormente, questo è possibile.
un giorno che si è Marco Piccini, trauma sera, le chiedevo solo una piccola cosa sulle due querelle di mercato che ci sono in questi giorni, Crespo e Jonathan. Sembra che poi alla fine possa arrivare Jonathan, che Crespo deve partire. Cosa ci puoi dire? Grazie. No, ancora nulla, perché non si è fatto ancora niente in concreto, quindi la società, quindi il direttore Leonardi, sa bene quelli che sono un po' i nostri intendimenti, quella che è un po' la nostra filosofia, quindi sta lavorando, si sta adoperando in questo senso. Vediamo quello che sarà fattibile, ancora adesso non c'è nulla di certo. Grazie. A voi.